La Polizia di Stato ha eseguito la misura cautelare degli arresti domiciliari a un sacerdote di Enna indagato per aver commesso i reati di violenza sessuale e atti sessuali con minori sia quando era ancora seminarista, sia dopo essere stato ordinato sacerdote. Reati aggravati dal fatto di essere stati consumati in danno di minori a lui affidati, per ragioni di istruzione ed educazione alla religione cattolica. Lo scorso mese di dicembre un giovane aveva chiesto aiuto agli uomini della squadra mobile della questura di Enna, denunciando le violenze subite. Nel corso delle indagini sono emersi ulteriori reati commessi ai danni di altri due minori, nei confronti dei quali l'indagato ha svolto un ruolo di guida spirituale. Alla luce delle indagini effettuate, alle prime ore di oggi, il personale della squadra mobile della questura di Enna, coadiuvato dai colleghi di Ferrara, ha dato esecuzione alla misura cautelare degli arresti domiciliari del sacerdote. Il vescovo della diocesi di Piazzarmerina, Monsignor Rosario Gisana, alla notizia dell'arresto del sacerdote, ha dichiarato quanto segue: «Ho appreso della notizia degli arresti domiciliari del sacerdote Giuseppe Rugolo. Le accuse contestategli, se accertate, sono certamente un fatto grave, sia sotto l'aspetto penale che morale. Esprimo la mia vicinanza alla comunità ecclesiale di Enna, tenendo conto che vicende come questa creano comprensibile turbamento nella comunità dei credenti. Per questa ragione, fin da subito, ho prestato la mia totale disponibilità agli organi inquirenti e ho avviato gli accertamenti in mio potere a garanzia della massima trasparenza possibile. Alle presunte vittime assicuro la mia preghiera, confidando che l'opera della magistratura saprà fare luce al più presto sulla verità dei fatti. Prosegue la vaccinazione di prossimità per i cittadini over 80 del distretto sanitario di Enna. 60 i cittadini vaccinati nel comune di Catenanuova. Intanto sono attive le prenotazioni per ultra-ottantenni e soggetti fragili presso i centri vaccinali istituiti dall'ASP, l'ospedale Umberto I di Enna, il Chiello di Piazzarmerina, l'ospedale di Leonforte e il Basilotta di Nicosia. Possono prenotare il vaccino anche i cittadini dai 16 anni in su, considerati soggetti estremamente vulnerabili, secondo la classificazione riportata dalle normative nazionali vigenti. La dieta mediterranea e i suoi preziosi alimenti sono gli argomenti trattati da Rosario Coliani nel suo nuovo volume che traccia la fisionomia della dieta mediterranea partendo dai costituenti alimentari e dalla descrizione delle patologie derivanti da una cattiva alimentazione, per arrivare alla preziosità di alcuni alimenti propri della nostra terra. Un modello alimentare in sintonia con la valorizzazione del territorio e del rispetto dell'ambiente che è alla base e principio di ogni atto preventivo individuale e sociale. La raccolta differenziata nella città di Enna prevede per stasera il conferimento dell'umido e del vetro. Le utenze domestiche sono dunque invitate a esporre sacchi o mastelli dalle ore 22 alle ore 6. Per le utenze non domestiche è prevista la raccolta dell'umido e del vetro domani mattina e del cartone nel pomeriggio. Per ulteriori approfondimenti visitate il sito ennalive.it e i nostri canali social. Per contattare la redazione scrivete a redazione@ennatv.com.